Il premio di un'attività cominciata nel 1963 arriva in un anno disgraziato probabilmente per il ciclismo e per tutto noi. Quel 2020 caratterizzato dal virus, da quello che ha bloccato l'attività, da quello che ci ha fermato, da quello che ci ha fatto mettere le mascherine, da quello che ha creato la paura. Al ciclodromo Le Cerque di Gubbio nasce la scuola di ciclismo della Gubbio Ciclismo Mogaiana. Alla inaugurazione, all'intitolazione della scuola di ciclismo c'era l'amministrazione comunale di Gubbio con il sindaco Stirati, insieme con i responsabili del settore dell'amministrazione comunale. C'era la vicepresidente vicario della Federciclismo nazionale, la Daniela Isetti, c'era il presidente provinciale Luciano Bracarda della Federciclismo e c'era tutta la Gubbio Ciclismo Mogaiana con Luigi Barbi e con Stefano Marioni. La parola alla vicepresidente Daniela Isetti. Assolutamente sì, ed è veramente un piacere, insomma, consegnare la targa ufficiale di scuola della Federazione Ciclistica Italiana, che è un piccolo gesto ma ha un grande valore. Riponiamo nelle scuole di ciclismo tantissime speranze per il futuro dei nostri giovani e riteniamo che siano delle cellule fondamentali per la promozione e l'avviamento alla scuola del ciclismo. E ci piace molto pensare, appunto, così come vediamo che succede in questa scuola, che siano dei momenti appunto di crescita, di educazione dei nostri giovani che vanno appunto ad incontrare realtà al di là appunto di quello che può essere poi un risultato o uno sbocco agonistico. Sono situazioni che abbracciano tutte le comunità, in questo caso un grazie ovviamente all'amministrazione comunale per l'apporto al Gubbio Mocaiana e grazie ovviamente a tutti i dirigenti, ai tecnici, ai genitori, a tutti quelli che collaborano per poter portare avanti l'attività in questo bellissimo ciclodromo. Forse immodestamente, però dico che ce lo siamo meritati. Io è una cosa che inseguo da tanti anni. Quest'anno ho trovato terreno fertile nei nuovi ragazzi, Matteo, Andrea, che adesso se nasconde, in quelli meno ragazzi come Massimo, come Luigi, che però hanno creduto che questa non era solamente uno sfizio, dicevo, la scuola di ciclismo, era una cosa che dava bene o male, ti ripagava. In un certo senso, delle sofferenze, dei desideri. E perciò io la vedo come una tappa di partenza e il ripagamento di tanti sacrifici, di tante belle intenzioni, di tanti ragazzi cresciuti nel modo giusto. Io potessi pagare 1.000 euro, li pago subito, ragazzi, per potermi la stanza che ho addosso. È una cosa impressionante, però non importa. Smetto perché è meglio. Grazie a tutti per essere intervenuti. Abbiamo lavorato tanto, Presidente, per ottenere un risultato in un anno disgraziato e ricordativo, ma forse sarà proprio per questo, ricordarsi che nel 2020 abbiamo realizzato la scuola di ciclismo. Grande soddisfazione per tutta la Gubbio Ciclismo Mogaiana. Sicuramente sì, molto probabilmente ricordarsi il 2020 come anno disgraziato forse è uno dei lati più belli e positivi della Gubbio Ciclismo Mogaiana, che quando ci diranno quando abbiamo fatto la scuola di ciclismo molto probabilmente ci ricorderemo nel 2020. E penso quello che è il nostro sogno che si avvera. Di tutti quanti. Penso che sia stata una cosa molto molto bella, guarda, veramente. Stefano si è commosso, eh? Sì, perché è il sogno di tutti, la scuola di ciclismo, ma penso che il suo sia stato veramente un sogno che si è realizzato. La 144esima scuola di ciclismo in questa Italia di ciclismo. Auguri alla Gubbio Ciclismo Mogaiana. Tanti gli auguri.